venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre. Tre giorni in cui, grazie alla Via dei Berici, la mia città diventa il fulcro del ciclismo in Veneto, ma forse non solo. Tutto parte venerdì sera con una social ride epica in notturna, alla quale però ha deciso di partecipare anche la pioggia. Vabbè, poco male, ci siamo divertiti un sacco lo stesso e comunque abbiamo recuperato la situazione facendo festa più tardi. È il primo evento gravel della mia vita, non so come gestirla, non so cosa aspettarmi. O meglio, in realtà so cosa aspettarmi, ma no. Vabbè, non me la sento, raga, io vado a casa. No, scherzo, io sono abituato a fare le cose a tutta. E invece qua c'è da godersela e basta. Ma anche se si farà fatica lo stesso. Adesso andiamo a prendere il numero e tutto quello che serve e poi partiamo. Ovviamente su una mountain bike, perché la gravel non ce l'ho più. Perfetto. Come la gestiamo oggi? Perché sono un po' teso, Angelo. Oggi faremo i falchi d'alga Guam in partenza, poi perfetto, andremo sotto acqua nella pista finale di Viale Ferrari e poi faremo un wheeling per passare sopra i Colli Berici. Perfetto, ieri sera abbiamo fatto un bel carico di carboidrati e polifenoli, quindi siamo al top, direi. Beh, polifenoli te lo dici. Polifenoli non so cosa siano, io so solo che ci vuole tanta grinta. Perfetto. Ciao, dopo. Ragazzi, siamo partiti con la gravellata Via dei Berci. Io super ignorante in materia, non sapevo neanche che ci fosse da timbrare il cartellino. Adesso vi faccio vedere, è questo qui. Ti danno una bustina con l'iscrizione, con il pasta party, il bollino del pasta party, ovviamente da dare al ristoro dove puoi mangiare, e ti danno questo libretto dove puoi timbrare tutti i tuoi ristori, i tuoi passaggi. Adesso stiamo passando per il centro di Vicenza. I primi sterratini di giornata e siamo in direzione Torre di Quartesolo, da cui poi prenderemo anche la salita verso Villa Balzana, qui i luoghi berici, i luoghi dove mi alleno di solito. Li conosco benissimo ed è bellissimo viverli con amici, gruppetti e soprattutto con una filosofia che nella mia vita in bici non ho avuto tante volte. Ristoro number one, vediamo cosa c'è da scroccare qua. Il tesserino ce l'abbiamo a portata di mano, vediamo di farli fallire adesso. Bisogna mangiare. Attenzione, attenzione. Cosa stiamo vedendo? Tina! Ragazzi, vlog dal primo ristoro. Ilaria, come possiamo siamo salutare? Messi? Ciao amici! Io posso dire, col jeans si sta molto bene, mi dispiace per tutti quelli che hanno la licra oggi. Brava, ha detto tutto bene, abbiamo scroccato un po' di plum cake. Adesso l'idea è di fare il corto perché il tempo sta un po' rovinando tutto. Peccato perché i ristori sono top di gamma, con baccalà, salami, roba devastante. Cavolo, peccato il meteo veramente, perché sta rovinando un po' tutto. Back in business post ristoro con Andrea Tina Capponi, decimo meridio. Sono io. Andiamo a intervistare la seconda special guest di giornata. Ciao ragazzi, bentornati nel canale di Tom Campiello. Siamo alla Via di Berici, stiamo facendo il percorso, non sappiamo ancora quale, perché stiamo ancora decidendo in base al meteo di oggi. Dillo che tu, il meteo di oggi. L'ho già detto 7-8 volte. 7-8 volte. E niente, ci stiamo impantanando ma divertendo. Dai, buon divertimento, buona visione e grazie di aver guardato questo video. Mettete like, commentate. Gliel'hai detto che puzzano. Puzzate. Puzzate. Siamo sulla ciclabile della Riviera Berica, tra poco saliremo verso Villa Balzana, quindi in direzione del secondo ristoro. Il tempo non sta migliorando, diciamo che ha smesso di piovere, ma con l'acqua che tiriamo su con le ruote siamo più o meno nella stessa condizione di prima.
raga, piccola notifica, se dovete farvi una gravellata e avete la mountain, preparatevi a soffrire psicologicamente, perché rispetto agli altri non andate avanti. Se arriva il ristoro. Siamo in zona Villa Balzana, adesso ormai dovremmo esserci, in teoria. Ciao, arrivo. Guarda che metto giù. Mi sono allontanato perché sennò non riesco a registrare niente dal rumore. Soppressa, salame, tartine con aglio e qualcosa. E tanta festa, bellissimo. Questi ristori sono una figata. Se volete un bacino all'aglio, scrivetemi in direct che vi risponderò. C'è birra, salame, soppressa, formaggio, composta di ruti. Discesa a velocità controllata. Siamo scesi a Longare, siamo ormai al lago di Fimon, quindi manca il Raposso. Si sale nella dorsale, insomma, quella di Perarolo, e poi si va verso il centro di Vicenza. Chi è? Vloghiamo. Vuoi vloggare? Vloghiamo. No, non so che dire, Dom, non sono capace. Niente amici. La pedalata sta andando alla grande. La situazione è grave. Non siamo neanche sporchi. E nulla. Siamo puliti, siamo felici, fa caldo, c'è il sole. Tra tutto ciò che ho detto, solo una cosa è vera, ovvero che siamo felici. Benissimo, siamo a Perarolo, sono fuori traccia da 20 km credo, perché mi sono distratto e per seguire loro tralasciamo. Adesso dovrebbe esserci il terzo ristoro e poi in qualche modo torno a Parco della Pace per la direttissima, magari mi faccio una Salve Regina o quelle zone lì. Capisci che stai facendo la cosa giusta quando ogni 20 km hai pane, salame e dolci. Let's go. E birra. Perfetto, siamo di nuovo a Perarolo. Come da programma abbiamo salutato i ragazzi e ultimo ristoro fatto, quindi siamo a 3. Niente, bellissimo, veramente una figata. Si mangia da Dio. Ora, siccome devo tornare a fare qualche video là a Parco della Pace da dove siamo partiti, vado al camper. Mi faccio una doccetta, mi ripristino un attimo. Gli organizzatori diciamo che sono abbastanza provati. Ho visto un po' di disperazione negli occhi di Angelo Furlan, ma è giusto così, è giusto così. Se ci arrivi stressato è perché hai fatto un gran lavoro per far diventare tutto più bello. Considerazioni a caldo? Non ho mai vissuto il ciclismo con questa filosofia e devo dire che non è affatto male. Si pedala, si mangia super bene, ci si diverte, il tutto condito dagli amici che rendono la giornata ancora più piacevole e leggera. Il pomeriggio poi è finalmente uscito il sole e sono stato in zona partenza arrivo dove ho seguito i bambini e passato un po' di tempo al PC, sempre aspettando la sera per... vabbè, lo sapete. Sono centrato nell'inquadratura, sì. Sì. Ok, grazie. E sta registrando. Sì. Perfetto, grazie. Io sono già senza voce perché siamo due giorni che lavoriamo qua, facciamo avanti e indietro, ma soprattutto facciamo feste, ci troviamo bicchieri in mano che non vorremmo, forse in fondo anche sì. Sono un po' dilaniato dalla vita, come potete vedere dalla mia faccia, sono senza voce, sinceramente mai avrei pensato nella mia vita. Aspetta, c'è puffia. Di trovarmi in un concerto rock a bere birra e mangiare arrosticini con Pippo Pozzato. Ci siamo.
siamo, spero che voi sentiate qualcosa perché c'è la musica alta. È stato fatto un gran lavoro nel percorso e purtroppo la pioggia sta un po' condizionando quelli che sono questi 3 giorni, perché ci sarà tanto 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 fango. Ci saranno dei punti che non saranno praticabili in bici quasi di sicuro, a meno che stanotte non sia successo un miracolo, abbiano buttato un sacco di segatura. Adesso parliamo con l'organizzatore. Com'è la giornata oggi? Oggi bellissimo tempo, bellissimo, dai. Figata anche oggi. La luce dell'alba sulla caserma qua a Parco della Pace è una figata. È un posto, stamattina c'era la nebbietta, sembrava di essere un posto meraviglioso. Dai, Scozia, che ci divertiamo oggi, bello. È uno spettacolo. Raga, stiamo partendo. Decreto legislativo 8108 sulla sicurezza. Non vi racconterò molto di questa domenica perché, come sapete, le gare che amo raccontarvi sono le mie. La cosa che però mi ha stupito è che, pur non partecipando, essere presente da così vicino mi ha fatto vivere sensazioni estremamente simili a quelle che provo quando il numero è attaccato alla bici. I momenti prima della gara, passare per il centro storico, il divertimento e la fatica dei ragazzi. E oltre a questo sono anche riuscito a capire in parte ciò che sta dietro all'organizzazione di una manifestazione del genere. E dopo 3 giorni qua è arrivato quel momento.